un successivo passaggio da parte di Cabrini, cede il pallone in questo momento a Scirea, che ancora allunga verso Platini e ancora all'indietro verso Scirea, attaccato da Rush, che si compie degli sforzi per mantenersi in piedi, ma risuona la palla perché gli juventini impiegano troppo tempo a connettere, a decidere quello che devono fare. E intanto vediamo che viene anticipato Mikkol, ma non riesce l'azione perché il pallone lanciato in avanti verso le posizioni avanzate juventine è ribattuto sempre dai giocatori dell'Empoli. Ora è Platini che cerca di far vibrare la palla, ha servito Briaschi che incespica, ma serve Bogne che avanza, entra in area sulla sinistra, tiro, rete, ha segnato la Juventus. Boniek ha portato in vantaggio la Juventus ed è stata una magnifica azione questa del giocatore polacco. È entrato in aria, ben lanciato, è riuscito con un diagonale a far secco il portiere Grobeler. Pertanto la Juve conduce proprio allo scadere del primo tempo, mancano 5 minuti alla conclusione, conduce l'incontro per una rete a 0. Boniek è stato il più attivo e del resto ce l'ha detto il collega Franco Costa, che aveva già osservato Boniek in altri momenti e l'aveva giudicato. Forse quello sarebbe stato, mi ha detto, uno dei protagonisti di questo confronto. Lo è stato infatti almeno fino a questo momento e ha siglato il vantaggio juventino con questo tiro secco, questo diagonale che si è insaccato sulla sinistra del portiere Grobeler. Vediamo quali saranno le reazioni dell'Empoli, che si porta in attacco con Rush sull'esterno settore di destra e ancora in possesso della palla, ma viene attaccato da Maria che rimette la pallone in fallo laterale. C'è un tentativo da parte... Ecco, no, viene in avanti ancora Neil, vediamo, ma il pallone è stato recuperato da Mikkol per la rimessa in gioco che sta per essere effettuata quasi all'altezza della bandierina di calcio d'angolo sulla sinistra della porta della Juventus. Ecco Rush che cerca di filtrare, è stato fermato in un momento dal nostro Brio, poi sono un batte ribatti, hanno la meglio per un istante i giocatori, i nostri avversari, poi c'è ancora un tiro che termina sul fondo, è stato di Rush dal disco del rigore. Si impiega troppo tempo, ripetiamo, a cercare di comprendere come stanno le cose e in questi attimi preziosi gli inglesi ne approfittano e in pessimi come sono riescono sempre ad avere la meglio. Ma intanto vediamo che la Juventus è passata in vantaggio qualche istante fa grazie alla bella discesa di Boniek, che è stato lanciato da un preciso passaggio dal centro, e Boniek è entrato in area sulla sinistra con un diagonale ha trafitto Grobeler.